Mattia Merelli, vice sindaco di Gazzaniga, qui avete preparato numerose cose, anche le sue spalle c'è un murales. Sì, questo è uno delle cose che sono state preparate appunto in occasione del Giro d'Italia. Niente, una bellissima festa, le strade sono piene, è riuscito tutto bene. Ieri c'è stata la Notte Rosa dove ci sono state numerosissime persone a Gazzaniga, un evento mai visto. E niente che dire, una grandissima festa nello sport, tutti assieme in amicizia, grazie a tutti comunque. Simone Vettorello è il presidente della Proloco di Orezzo. Cosa avete organizzato qui per il Giro d'Italia? Allora, abbiamo organizzato in collaborazione con i Crazy Bikers e con il gruppo sportivo Orezzo alcune manifestazioni che potevano coinvolgere un po' tutto il paese, e infatti il risultato mi sembra stato abbastanza positivo, appunto perché abbiamo avuto tanta partecipazione. Abbiamo organizzato un po' di cosette per i ragazzi, nuovo murales, e abbiamo fatti colorare un po' le vie del paese e un bel giretto in bicicletta tutti assieme, una biciclettata. Abbiamo fatto questa serata ieri sera e oggi tutta la giornata qui di festa, e adesso niente, aspettiamo la tappa e speriamo che vada tutto bene, e anche nel tempo soprattutto. Lei qui in bicicletta da dove arriva? Io arrivo da Crusone, siamo partiti da Crusone. Ecco, segue spesso il Giro d'Italia? E ogni tanto, se mi permette di venire, volentieri. Cosa ne pensa di questa tappa e di questo giro? Questa tappa per me è bellissima, anche una giornata bella, e vinca il migliore. E di come è stato preparato il percorso, anche l'accoglienza calorosa delle persone della Valle Seriana, cosa ne pensa? Molta gente, bello, bei colori in giro, tantissimi bambini e tutti a guardare questo giro, che è stupendo. Anche lei da Clusone in bicicletta? Sì, da Clusone in bicicletta, sì. Questa salita però è faticosa? Per chi è scoppiato sì, è molto faticosa. Cosa ne pensi di questo giro? Bello, bello, però è partito subito col favorito e lo sta dimostrando che è più forte.